nella zona storicamente più famosa, addirittura Hockheimer Halle. Questi sono, addirittura c'erano dei bicchieri, no? E il sinonimo per Riesling in Germania era Hock, da quanto era famosa questa zona. Hock, si chiamavano tutti Riesling in slang, diciamo, inglese, ai tempi. Ed erano i classici vini che quelli della Mosella si bevono nei bicchieri con lo stelo verde, questi invece si bevono col bicchiere con lo stelo giallo, per esaltare quelle che erano le note dorate di questi vini, che sono dorati, diciamo, anche da giovani per la quantità di estrazione che hanno. In particolare, anche questo è un vigneto, appunto, il nome si chiama Holle, che viene dalla parola non hell come inferno, quindi caldo, ma per la pendenza. Quindi anche qui abbiamo una grande pendenza, e sono 50 ettari. Appartenevano alla vescovo di Colonia, poi passato all'arcivescovo di Mainz, ma insomma sempre, diciamo, di mano santa in mano santa. E a livello di suolo, ecco, qui cambia molto, perché qui c'è l'argilla e ci sono sedimenti di natura calcarea, quindi se possibile cambia, diciamo, in maniera quasi completamente. Non c'è quasi ardesia, c'è un po' di scisto, e quindi, come dicevo, entra la componente calcarea, quindi ci sono note che vanno più sulla papaya, il mango, e soprattutto è molto meno evidente, sono vini più caldi, le note fredde, si diceva la mela verde, piuttosto che altre sensazioni, la mela renetta, non le sentiamo, e lasciano spazio ad altre note, magari anche più, però c'è la componente balsamica che viene fuori, la nota, un po' di eucalipto, la nota quasi d'incenso, la nota di floreale di campo, che in no, un bouquet un pochino più variato, variegato, sicuramente meno intenso, cioè a livello di è meno esplosivo rispetto agli altri, però è un vino che, diciamo, che sussurra piuttosto che urlare, però, diciamo, il fascino è abbastanza simile. Quindi anche questi hanno bisogno di, ovviamente, un po' di tempo per maturare. Se lo andiamo a assaggiare, soprattutto sentite, al di là del fatto che è secco, sentite proprio, cambia completamente l'espressione. Ecco, voi fate assaggiare questo vino accanto al primo o al secondo, è veramente difficile capire che è lo stesso vitigno. E questo però, veramente, se uno va a vedere qual è il suolo, cambia, è completamente diverso. Quindi, se tutte le chiacchiere che si fanno sul terroir hanno la loro ragione d'essere, i due vini devono essere completamente diversi. E chiaramente può piacere uno, può piacere l'altro. Ecco, qui vedete quant'è indietro questo vino, no? C'ha veramente molto limonoso, c'è questo citrino che in bocca, al naso ancora, ma in bocca c'è, sente lì, pompelmo, citrino e poco altro, qualche nota, anche quel balsamo che sentiva, rimane molto sfumato. Però ecco, sicuramente questo è un vino di un terreno completamente diverso, affascinante anche questo per tutt'altri motivi. Sicuramente questo più facile da abbinare, questo già ora, se lo si va a abbinare, è una preparazione abbastanza complessa, sempre ovviamente carni bianche e pesce, ma è un vino su cui ci si può divertire. Bevuto così, contro gli altri, non fa una grande figura, però vi assicuro che è uno dei più grandi vini di Germania, è proprio una fase un po' particolare. Direi che c'è una grande acidità. Sì, l'acidità è quasi esagerata, perché proprio è la somma di proprio tartarico, malico, che in bocca quasi ti aggrediscono, più c'è l'acido citrico che si somma a queste note limonose che, diciamo, bloccano tutto quello che è l'espressione classica del Riesling. Però questo è un classico vino che, lasciato lì 5-6 anni, diventa veramente un vino grandissimo, anche perché c'è poi una nota lieve di affumicato che non andrà via, rimarrà lì, e si esprimerà in maniera molto sempre più importante. Il terreno